Quando pensiamo alla Calabria, magari immaginiamo un bellissimo mare e difficilmente pensiamo a quello che c'è nell'entroterra. E invece nel 2021 la Calabria si è aggiudicata un premio molto importante. Ha vinto l'Oscar del cicloturismo, assegnato dall'Italian Green Road Awards, a pari merito con un percorso del Trentino. Il percorso che è stato premiato attraversa borghi, frazioni, scorci meravigliosi sospesi fra il Tirreno e lo Ionio e quattro parchi che rappresentano da soli il 30% della biodiversità europea, quindi stiamo parlando di parchi assolutamente ricchi di vita, ok? Ne è nato un cortometraggio di questo racconto, di queste bellezze, anche di questo premio, diciamoci la verità, è nato il cortometraggio I predatori della ciclovia perduta, missione parchi della Calabria, ed è con noi colui che ha avuto l'idea di realizzarlo, Sergio Borroni. Grazie Sergio, ti grazie devo a te, dire Alice. Bentornato. Ti ringrazio. Perché noi ci conosciamo da quanti anni, hai idea? Sì, la prima volta è nel 1982. Addirittura. Sì. Secondo me stai esagerando. No, assolutamente. Tu cioè, io ho 20 anni. Hai appena cominciato a lavorare nelle televisioni di Berlusconi, se non ricordo male, quindi tantissimi anni fa. Poi ci si è persi di vista, ci siamo rivisti poi qui a TV 2000, sarà 4-5 anni fa. Non andiamo oltre, non vorrei che venisse fuori. No, no, assolutamente. Cioè. Dai, permettimi di scherzare, Sergio. Sergio è un avventuriero, un esploratore, un viaggiatore che ama la bicicletta, perché quanti paesi hai visitato? 89, però sono numeri, cioè voglio dire non... Sì, vabbè, però insomma altro che migliaia di chilometri, tantissimi paesi attraversati con la bicicletta, e poi ti è venuta questa idea, perché quando hai saputo dell'Oscar vinto dalla Calabria ti sei detto, cioè andiamo a vedere. E beh, era una tentazione irresistibile, vuol dire giriamo tutto il mondo perché non girare l'Italia. È venuta fuori questa notizia, col gruppo hanno detto... Andiamo a vedere, andiamo a curiosare. E ti è piaciuto? Spettacolare, assolutamente. Quindi non te l'aspettavi così bello? No, hai sentito tu, prima accennavi della Calabria come un posto di mare. Noi certo. Siamo sempre stati legati alla Calabria come un posto di mare. Anzi, quando ero giovane, l'Aspromonte era visto come un posto un po' misterioso, anche un po' losco così. E invece no, era una cosa completamente diversa. Ma noi della dorsale appenninica della Calabria non conoscevamo assolutamente niente. E beh, infatti stiamo vedendo delle immagini che sono state sicuramente una bellissima sorpresa. Vediamo un pochino la grafica. Ci sono dei luoghi che ti hanno colpito, eccolo qua. Tanti chilometri anche. Sono 545 chilometri. Poi una volta arrivati alla Ino Borgo si può scendere a Scalea, se no ci si può fermare alla Ino Borgo. Sì. È interessante notare che poi adesso ci sono delle comunicazioni con l'Intercity, per cui volendo si può montare con la bicicletta direttamente sul treno, che è una comodità non da poco. Non certo, se uno non vuol fare tutta quella strada. E anche un collegamento intelligente per poter usufruire del percorso. E sono tanti, sono 10.000 metri di dislivello, quindi un dislivello impegnativo. Ma bisogna essere quindi atleti. Allora, è un percorso, mi ricordo una vecchia pubblicità, per molti ma non per tutti. Ah, sì. Cioè, è un percorso impegnativo. Vabbè, però magari uno piano piano lo piano fa. Piano piano e... Io uso la bici assistita con la pedalata assistita. Ecco, era quello che noi avevamo suggerito proprio alla Regione Calabria, di mettere magari qualche colonnina in più per la ricarica dell'assistito, perché certo. Questo consentirebbe anche alle famiglie di poter usufruire di un percorso che altrimenti all'inizio, ad esempio, la prima salita sono 25 km, 1300 metri di dislivello, è un po' pesante. Un po' faticoso. Quindi... Avete capito? L'Oscar delle ciclovie in Calabria, posti pazzeschi. Ci sono luoghi che ti hanno colpito particolarmente. Partiamo dall'Aspromonte. Allora, l'Aspromonte mi fa abbastanza ridere perché non è aspro. Cioè, per niente, aspettavo... tutt'altro che aspro. Ma è completamente boschivo, poi arrivi su addirittura in cima proprio lì a Tre Aie, dove guardando vedi da una parte il Tirreno e dall'altro lo Ionio, è veramente dal punto di vista proprio estetico veramente affascinante. E poi tutto il percorso si svolge in realtà in un enorme bosco, con un sottobosco di felci impressionante,
contornato da una natura meravigliosa, intelligentemente non hanno fatto strade nuove, hanno usufruito di vecchie strade poco battute, quindi il percorso è stato ricavato da strade già esistenti, però ci sono dei tratti anche di 70-80 km dove è ben difficile incontrare anche un'automobile. Quindi sei entusiasta di questa assolutamente esperienza? Assolutamente spettacolare. Ho scritto qui un nome che per te rappresenta qualcosa di importante, Mongiana. Io sinceramente non ne sapevo niente, ammetto la mia ignoranza. E neanche noi prima di arrivarci. Poi abbiamo scoperto che in realtà per tutta l'Italia è un nome importante. La prima ferrovia, la Pozzuoli-Napoli, è stata fatta con i binari che sono usciti fuori dalla ferriera, quindi dalla ferriera di Mongiana. Adesso qui si parla di un'architettura, archeologia, diciamo, industriale. Sì. Questa ferriera è stata, queste fonderie sono state poi abbandonate alla fine della, praticamente nato il Regno d'Italia, ma hanno avuto un'importanza storica enorme durante il Regno Borbonico. Addirittura c'era un fucile, che era il fucile in dotazione della cavalleria borbonica, che si chiamava il fucile Mongiana, e usciva da queste fabbriche. È veramente spettacolare. Hanno fatto un museo dedicato alle fabbriche, è una cosa molto bella, gestito da giovani. Ah, che bello! È una cosa che abbiamo notato in tutto il percorso, molti giovani che lavorano per la ciclovia, con la ciclovia. E non vogliono lasciare la Calabria, perché sennò alla fine devono andare via. Hanno voglia di valorizzare il proprio terreno, hanno voglia di creare del turismo nel proprio, e sono entusiasti di questo progetto, perché questo progetto bienale comunque porta ricchezza al terreno, al territorio. E la cosa bella, credo, che sia anche che molti di questi territori non si sono trasformati negli anni. A questo proposito, io mi collego con un campione dello sport, perché lui è stato campione di canoa per tante volte, campione italiano di canoa, Lorenzo Molinari, che ha fatto il percorso con te. Assolutamente sì. Lorenzo, ciao! Buonasera, grazie. Nel 78 sei entrato nella nazionale italiana di canoa, hai vinto da solo diversi campionati italiani, però lì non ti sei portato la canoa, hai dovuto pedalare. Questa volta ho pedalato. Come ti ha coinvolto Sergio in questa avventura? Perché tu questo percorso l'hai fatto quanti anni fa in realtà, quando non era neanche così era famoso? 44 anni fa. Mamma mia. È andata così perché Sergio, e lo conosco da tantissimi anni perché faceva anche lui canoa, ha fatto grandi imprese canoistiche e sarà meglio lui che potrebbe raccontarle. Io invece allora avevo 17 anni e avevo iniziato ad andare a pedalare l'anno prima perché degli altri amici nostri comuni canoisti mi chiesero di attraversare i Pirenei dall'Atlantico al Mediterraneo in bicicletta. La cosa mi entusiasmò e andrai con loro. L'anno successivo l'idea fu di partire dal nord e lungo tutta la dorsale appenninica arrivare a Reggio Calabria. Lorenzo, ma che cambiamenti hai notato? In 44 anni sono cambiate tante le cose oppure no? Ma è quello che mi aspettavo, perché devo dire in 44 anni viaggiando vedo sempre grandi cambiamenti. Invece in Calabria, almeno la zona dei parchi naturali, l'ho trovata intatta. Da un punto di vista naturalistico non è cambiato assolutamente nulla. Ecco, quello che è cambiato sono le strade, che allora erano strade bianche, che ci costringevano a fare anche decine di chilometri a piedi, perché noi avevamo bici da strada, coi palmer, continuavamo a forare, abbiamo avuto mille peripezie, ma da un punto di vista naturalistico è come se non fosse cambiato nulla, come se la storia si fosse fermata. Io ti ringrazio tantissimo Lorenzo Molinari per la tua testimonianza, grazie. Sergio, quindi il punto di forza, perché tu hai percorso strade di tutto il mondo, però hai detto che questa Calabria non te l'aspettavi, non l'hai fatto da solo, no, un sacco gruppo, di persone, sono venute con te. Lorenzo l'abbiamo appena visto, poi c'era la Paola Gianotti che è una pluri-record dei Guinness dei primati, lei colleziona i Guinness dei primati come io metto i magneti sul frigorifero. Sì, certo, la Gianotti la conosciamo tutti, abbiamo lo stesso tutti, numero certo. Di
Poi i due coniugi Pinzuti, che sono redattori di una rivista online, Bike Italia, che si interessa di viabilità, e poi chiaramente è sottoscritto in qualità di cantastorie. Quanto può aiutare l'economia di un territorio un premio così importante? Perché tu dicevi che i giovani lottano per farla conoscere. Allora, questa io non ho la capacità economica di dirti quanto, ma da quello che abbiamo avuto come riscontro con i giovani, quindi parlando con chi poi sulla ciclovia ci vive, le loro aspettative sono molto alte. E questa è una cosa che, devo dire la verità, mi fa molto piacere. Che perché la Calabria, parliamoci chiaro, a parte tutto, è anche pericolosa, ha talmente tante eccellenze culinarie che rischia di partire da Reggio Calabria, arrivare a Scalea, che si è ingrassato senso. 2 kg. Vabbè, perché questo l'Italia, che l'Italia è una bella volta, eh? Però ci sono delle cose proprio tipiche della Calabria, come il cannolo al bergamotto. Il bergamotto è proprio un frutto tipico che vive soltanto lì, che ci sono delle cose veramente... Allora, io ti ringrazio tanto, però volevo ancora ricordare il titolo perché mi piaceva tantissimo. I predatori della ciclovia perduta, missione Parchi della Calabria. Facciamola conoscere questa Calabria, perché purtroppo, e io lo ripeto tante volte, la Calabria è tanto, tanto di più. Ce la dimentichiamo, ce la dimentichiamo. Ed è un vero peccato, perché comunque è un territorio che può dare molto, e iniziative di questo genere possono essere assolutamente utili alle persone del territorio per continuare a conservare in modo positivo le loro ricchezze e far modo che diventino una ricchezza per tutti. Grazie. Grazie Sergio Borroni, pubblicità e poi...